pianoforte, morte di colpo. La morte era immediata e veniva causata per l'appunto da un colpo inferto con un oggetto, meglio se una pantofola, lanciato a breve distanza. Piano B. Oggetto. Morte per annegamento. La morte era lenta e veniva causata dall'annegamento dell'insetto nel lavandino del bagno dopo averlo catturato con un movimento repentino della mano mentre l'insetto era ancora in volo. Piano C. Morte per asfissia. La morte era lenta e veniva causata preparando il luogo del delitto, e cioè la camera da letto, con un bombardamento di gas naturali prodotti artigianalmente dal padrone di casa. Il piano C fu il primo ad essere scelto dal Gennaro, che lo riteneva di più facile realizzazione. Ma proprio quella sera la materia prima scarseggiava e l'uomo avrebbe dovuto chiedere la collaborazione della moglie, che da anni subiva in silenzio gli attacchi subdoli del marito. Per lei sarebbe stata una buona occasione per prendersi finalmente una rivincita, ma Gennaro, conoscendola, sapeva bene che quella richiesta non avrebbe fatto altro che indignarla. E così preferì scartarla a priori per dedicarsi al piano B. Questo, rispetto al primo, richiedeva uno sforzo fisico maggiore, perché bisognava sincronizzare il movimento della mano destra con quello del resto del corpo nella frazione di mezzo secondo. Gennaro, che per dimensioni era grande quanto un armadio a tre anche, e non poteva permettersi questo tipo di acrobazie. Più largo che alto, sembrava che avesse ingoiato tre porcellini in fila indiana con annessi il lupo cattivo. Tant'è vero che la circonferenza della sua vita misurava quanto un tavolo da quattro posti, sedie e cameriere comprese. A renderlo più umano, una chioma bruna con una cascata di ricci volume 10 e due occhi scuri color cacao. Dopo diversi prodigi contro la forza di gravità, i tentativi di Gennaro si conclusero bruscamente con le lamentele di una vertebra lombare che, abituata alla vita sedentaria, aveva mal sopportato il nuovo carico di lavoro, e quindi non rimase che la terza e ultima possibilità. Gennaro, con il passo lento di un felino e le movenze buffe di un elefante in calore, si destreggiava all'interno della stanza con una pantofola in mano, pronto a colpire la preda al momento opportuno. Ma anche questo metodo fallì miseramente quando tra l'insetto e la pantofola si mise di mezzo la fronte di Concetta. Apri di cielo! La donna si alzò dal letto con uno scatto repentino e si mise ad urlare furibonda.